Allora, innanzitutto un ringraziamento agli uffici per questo ulteriore lavoro che è stato richiesto e che conferma, ecco, la delicatezza di questo provvedimento che va naturalmente a inserirsi in un contesto normativo vincolato dalle norme nazionali. All'interno di questi limiti è stata predisposta una proposta estremamente innovativa, quindi modifiche di contratti in corso nel pieno rispetto del codice dei contratti, nel pieno rispetto del testo unico dell'edilizia e che darà la possibilità ai concessionari di impianti sportivi, se lo vorranno, di proporre la realizzazione di nuovi campi da gioco. Questo, in estrema sintesi, è il contenuto dell'emendamento, così come subemendato, per il quale esprimiamo, il gruppo Movimento 5 Stelle, il voto favorevole. Grazie.